Oggi vi propongo le uova soda in stile giapponese. Queste uova le potete preparare anche per servirle come antipasto o come componente di un buffet a tema giapponese. Il tutto disposto in modo armonico, proprio come d'abitudine in Giappone, dove l'ordine e l'armonia sono principi saldi della cultura locale. Se provate le uova sode in stile giapponese, lasciatemi un commento e fatemi sapere cosa ne pensate. Innanzitutto dovete sapere che per avere uova sode impeccabili non devono essere appena raccolte, ma è preferibile che siano state deposte da almeno 5-6 giorni. Coprite bene le uova con acqua fredda e assicuratevi che ci siano almeno un paio di centimetri di acqua sopra il livello delle uova. Portate sul fuoco con una fiamma medio-bassa. Quando l'acqua comincia a bollire, fate bollire le vostre uova per almeno 20 minuti. Dopo 20 minuti le nostre uova sono sode, le facciamo freddare un poco sotto l'acqua corrente e togliamo il guscio. Poi realizzo tutto ad occhio, cioè non peso niente, vi servirà un po' di pan grattato, pepe nero macinato, paprika dolce, sale e prezzemolo. Questo perché la panatura dipende dal numero di uova che vogliamo realizzare. Amalgamate bene il tutto, assaggiate il tutto, se lo ritenete opportuno aggiungete più sale o un altro tipo di spezia. Deve essere ben saporita, mi raccomando, quindi controllate bene. Un uovo sbattuto e farina 00 di grano tenero. Quindi, dobbiamo prendere le nostre uova, le passiamo prima nella farina 00, poi nell'uovo sbattuto e infine nel pan grattato. Poi nuovamente nell'uovo sbattuto e ancora una volta nel pan grattato. E per la terza volta uovo sbattuto e pan grattato. Quindi solo una volta lo passiamo nella farina e per tre volte nell'uovo sbattuto e nel pan grattato. Realizzeremo così una panatura super croccante. Olio di girasole, fiamma medio-bassa. Quando l'olio risulta ben caldo, possiamo friggere le nostre uova stile giapponese. Mi raccomando, la fiamma non deve essere né troppo bassa, se no risultano untuose, e neanche troppo alta, se no si brucia tutta la panatura. Una fiamma medio-bassa. Ragazzi, in pochissimo tempo le nostre uova sode, morbide e croccanti allo stesso tempo sono pronte. Provatele e fatemi sapere cosa ne pensate. Ovviamente potete personalizzare il pan grattato con un altro tipo di spezia. Se volete potete mettere anche il parmigiano nel pan grattato. Personalizzate la vostra ricetta. Mettete anche l'aglio in polvere, qualsiasi tipo di spezia che vi piace, perché il bello di queste uova è che si possono personalizzare. Che dirvi, io spero che il video vi sia utile, mi raccomando iscrivetevi sul mio canale YouTube Cartisia e attivate la campanella, perché se attivate la campanella ogni volta che pubblico un video vi arriva subito la notifica e quindi non perderete più neanche una video ricetta super gustosa e facilissima da realizzare. Inoltre sul mio canale YouTube Cartisia troverete anche tantissimi video sul fai da te. E rimedi naturale. Vi aspetto sul mio canale, vi aspetto anche su Facebook e su Instagram oppure su TikTok come ricette golose di Cartisia. Eccole qui le nostre uova in stile giapponese, belle dorate, croccanti e morbide allo stesso tempo. Provate, aspetto i vostri commenti. Se vi piace il video, mi raccomando, lasciatemi un like e condividete la ricetta con i vostri amici. Vi mando un bacione grande grande, ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao, baci da Cartisia!